Ciao a tutti ragazzi, vi ricordo, per chi volesse sostenere gratis questo canale, lo può fare tranquillamente con un click ed attivando la campanellina. L'iscrizione è gratis, le live sono gratis, i video sono gratis. C'è libero accesso a tutti. Questo è un canale libero per tutti. Vi ringrazio perché sto ricevendo, però lo devo risottolineare perché è giusto farlo. Sto ricevendo tantissimi complimenti anche in privato su Instagram, su Twitter, per email, per l'iniziativa della live di venerdì giù le mani dall'Inter. Allora, io devo sottolineare, come dicevo prima, che non è una mia iniziativa, non voglio prendermi meriti che non ho, ma è un'iniziativa di un'altra persona che se vorrà lo dirà lui in live. Non è una mia iniziativa. A me è stato chiesto di partecipare e non me lo sono fatto dire due volte perché davanti a certe cose bisogna metterne da parte altre. Ci siamo capiti? Quindi non è una mia iniziativa. Tutti iniziativa spettacolare, complimenti. Ragazzi, non dovete fare i complimenti a me, ma li dovrete fare ad un'altra persona che poi, se vorrà, lo dirà lui in live. Detto questo, e invitandovi ancora ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina e a condividere la live di venerdì giù le mani dall'Inter su tutti i vostri social, su tutti i vostri gruppi WhatsApp, Telegram, Instagram, condividetela ovunque quella live. Anzi, cominciate già a condividere il link di quella live perché sarà una live rumorosa e io posso tranquillamente dire provare per credere. Detto questo, si sta parlando tantissimo di Taremi. Io dico che errare è umano e perseverare è diabolico. Perché ti dico questo? Te lo dico da tifoso dell'Inter, perché io non sono uno youtuber, ci tengo a sottolinearlo, ma sono un tifoso dell'Inter come voi. Io non sono uno youtuber, voi state ascoltando un tifoso dell'Inter come voi. Uno è seduto su una poltrona come voi. Ecco, c'ho la mia poltrona dell'Inter e io sono un tifoso come voi. Questo va detto e va sottolineato. L'anno scorso l'Inter riprende Lukaku, operazione complessiva di circa 22 milioni. Lukaku non ti ha dato quasi nulla e è tornato dove doveva tornare. Scusate, ma sono un po' influenzato. E quindi l'Inter ha buttato nel water 22 milioni. Quest'anno mi sono segnato le cifre, quest'anno tra Arnautovic e Sanchez, tra cartellini complessivi, costo complessivo del cartellino dell'ingaggio all'ordo, l'Inter butta via più di 30 milioni tra Arnautovic e Sanchez. Quindi in 2 anni possiamo tranquillamente dire che tra Lukaku, Arnautovic e Sanchez, purtroppo ad oggi, e siamo quasi a metà gennaio, abbiamo tirato lo sciacquone su 50 milioni di euro. Mi segui? Sì. Tutti i giocatori 31, 35, tutti i giocatori molto su con l'età che secondo me il suo meglio già l'avevano dato, compreso Judaku, che qualcuno lo voleva riprendere anche quest'anno, perché ricordatelo bene, quest'estate quando ti dicevo lascialo lì Judaku, la gente si incazzava con Giuse 10, ricordatelo. Taremi sarebbe l'ennesimo errore dopo Lukaku, dopo Arnautovic, dopo Sanchez. A, non c'è più il decreto crescita. B, ha 32 anni, va per i 32 anni. Questo ragazzo fino a 28 anni giocava in Qatar, il primo campionato discreto che è andato diciamo, in cui è stato il campionato portoghese, dove dal campionato portoghese c'erano fenomeni tipo Quaresma, Jackson Martinez, Hulk, che poi usciti dal Portogallo hanno fatto ridere. Di cosa stai ragionando? Taremi vuole 5 milioni e mezzo più commissione al procuratore più 3 anni di contratto, sarebbe un'operazione da circa 40 milioni, ma non scherziamo per un giocatore che a me ricorda tantissimo Akansu Kurr. Guarda il rendimento di Taremi quest'anno. Taremi nella sua carriera ha avuto 2 stagioni buone al Porto. Basta. Non conosce una lingua di italiano, non conosce una parola di italiano, non ha mai giocato in un campionato di qualità, perché io il campionato portoghese non lo reputo affatto un campionato di qualità. A livello qualitativo, il campionato turco è di un altro pianeta rispetto al campionato portoghese. T'ho detto tutto.
Dall'altro è un attaccante che non ha un grande feeling con la porta, non è un bomber da 40 gol all'anno, non eccelle in agilità, non eccelle in agilità, vattelo a guardare bene, né in reattività muscolare e nemmeno nella velocità di esecuzione, nella velocità di giocata. È un calciatore, ti ripeto, che a me ricorda tantissimo Akan Şükür, ma all'inizio erano un po' tutti eccitati di questo Taremi, poi vedo che piano piano sta scemando. Sta scemando, diciamo, l'indice di gradimento verso questo giocatore che a mio avviso deve rimanere dov'è, sia per l'età, per tutti i motivi che ti ho detto. Tra l'altro non è nemmeno uno velocissimo, non è nemmeno uno che ha scatto, quindi anche lì è un'incognita clamorosa con dei costi altissimi, perché senza decreto crescita parlare di Taremi all'Inter per quello che vuole lui è bestemmiare. Se fai un'operazione di 40 milioni su un giocatore di 32 anni che non è mai stato in un campionato forte, te butti via i soldi, te lo dico io. Veniamo al mio pupillo Valentin Carboni. Io un anno fa, esatto, no, era marzo dell'anno scorso. Comunque c'è il video sul canale. Feci un video, anzi, ne feci due, perché l'ultimo video lo feci alla convocazione dell'Argentina dei fratelli Carboni, Valentin e Franco. Tra l'altro, Franco è andato in prestito alla Ternana dal Monza, è andato a giocare perché non aveva spazio con Palladino. Valentin Carboni nell'Inter attuale, la gente dice riportiamo Carboni, riportiamo Carboni. Te non devi riportare nulla. Carboni sta bene dove sta, perché sta trovando spazio. Sta trovando fiducia, sta trovando feeling, sta comunque a livello tattico apprendendo delle cose importanti, perché Palladino mi dicono sia un buon allenatore, tra l'altro, per quelle poche conoscenze che ho io. E all'Inter di Inzaghi, cioè in un calcio moderno, in un 3-5-2 a riempimenti spazi come il nostro, ci potrebbe anche stare, ma dove lo metti? Valentin Carboni è un trequartista, cioè nel Monza giocano 3-4-2-1. Lui sta dietro la punta, fa il sottopunta, cioè lo puoi mettere come negli ultimi minuti, come ha messo Sanchez in Inter Verona, cioè, però lui alla fine è un trequartista, ragazzi, non è una mezzala, è un numero 10 Valentin Carboni, capito? Cioè lui ha un mancino al bacio, cioè lui te le disegna le traiettorie quando tira, capito? Quando tira con il sinistro, e l'avete visto? Domenica un assist e un gol, un ragazzo del 2005, lo vedi che quando i ragazzi sono forti, 2005 è un bambino. 19 anni, ha appena 19 anni, lo vedi che quando uno è forte, è forte. Quando uno è forte, 18, 19, 20, 21. Quando uno ha personalità, ha forte e non si spaventa, deve giocare. E ora sta prendendo con Colpani. E c'hanno Mota davanti, mi sembra, con Colpani, ora sta diventando titolare, un 2005. Certo che è da riportare a casa, però attenzione, Valentin Carboni lo riporti a casa, ma lo devi far giocare. Io so che l'Inter ci punta tantissimo e lo dissi anche l'anno scorso, perché è un futuro fuori classe, ma attenzione perché ha un ruolo molto particolare. Non va snaturato tatticamente perché lui va lasciato libero di giocare. È un numero 10, parliamoci sinceramente. Dov'è il pallone? È uno di quelli che gioca, capito, con la suola della scarpa. È uno di quelli, come si suol dire, che sgonfia la palla con la suola della scarpa. È fortissimo questo ragazzo, te l'ho detto un anno fa, ma perché l'avevo visto giocare 5-6 volte nelle giovanili. In TV, non l'ho mai visto dal vivo. Ma mi impressionò. Però ecco, dove lo metti all'Inter? Riportiamo Valentin Carboni all'Inter? No. Quest'anno, cioè soprattutto quest'anno, lo riporti per fare il che? Dove lo fai giocare? Lascialo a Monza quest'anno, fagli fare tutto il girone di ritorno per Benino e poi il prossimo anno si starà a vedere. È normale, a questo ragazzo va trovato, non va snaturato e va fatto esprimere per quello che sa fare, capito? Non bisogna mettergli un tappo, bisogna lasciarlo libero, perché questo è un probabile fuoriclasse e lo dico da più di un anno, quindi sono contentissimo per lui, perché all'inizio stava durando fatica, non veniva preso in considerazione, però poi piano piano, vedi, in allenamento si è impegnato, ha lavorato e ha fatto capire che lui, anche se è un 2005, in Serie A può giocare, perché questo è forte, ragazzi, ma questa è forte roba. E sono felicissimo perché l'Inter c'ha in mano un gioiello,
Lì tira in mano un grandissimo gioiello, ma all'Inter lo sapevano benissimo già da 2 o 3 anni che avevano in mano. Non per nulla lo danno al Monza in prestito secco. Questo ti dice tutto. Ragazzi, con questo io per ora vi saluto, magari ci sentiamo stasera o più tardi, se ho ancora voce perché sono un po' influenzato. Scusate. Quindi lascia perdere Taremi, lascialo perdere Taremi. Fidati di quello che ti dico io, fidati. T'avevo detto lascia perdere Judaku, lascia perdere Taremi. È un'operazione vergognosa e poi basta con questi over 30. Se bisogna prendere un attaccante, non ti dico di prenderlo di 19-20 anni, ma basta, facciamola finita con questi over 30, che no, se no qui alla fine si apre Villa Arzilli. Ciao Inter.